Buongiorno lettori e lettrici, io sono Elena e voi siete su Elena in Bookland. Oggi vi porto il wrap-up del mese di febbraio. Questa volta sono un pochino in ritardo, ma in realtà è stato tutto calcolato perché ci tenevo a far uscire il video sui consigli per gli acquisti per Bao Publishing, che se ancora non avete visto vi linko su nelle schede, prima che gli sconti scadessero. In realtà gli sconti sono ancora in corso in questo momento, però appunto mancano pochissimi giorni, quindi se ancora non avete approfittato io vi consiglio senz'altro di farlo. Ma comunque, come dico sempre io, meglio tardi che mai. Questo mese ho letto tre libri ed un graphic novel, quindi anche se non sono tantissimi libri, sono tutti quanti dei bei libri, quindi non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e cominciamo. Il primo libro di cui voglio parlare è Il fondamentalista riluttante di Hamid, autore di cui sapete ho già letto Exit West, che è stato un romanzo che ho apprezzato molto e di cui ho anche già parlato sul canale, ma in realtà io avevo già letto, scusatemi, anche Il fondamentalista riluttante. In effetti questa è stata una rilettura che però mi sono goduta in pieno perché nel concreto l'avevo fatto già da un pochino e ho un pochino perso il fascino di questo libro, quindi è come se lo avessi letto per la prima volta. Mi è piaciuto tantissimo per tutta una serie di motivi, ma come al solito prima vi faccio un piccolo accenno di trama. Ci troviamo a New York, anzi in realtà la storia è ambientata tra New York e Lahore, che è una città pakistana. Il nostro protagonista, Changiz, è un giovane pakistano che però ha avuto la possibilità di studiare negli Stati Uniti, che sembrerebbe proprio aver trovato la realizzazione del suo sogno americano. Perché dopo aver studiato a Princeton, intraprende questa carriera nell'ambito della finanza, entra in questa azienda che praticamente una delle più ambite per le persone che hanno fatto il suo tipo di studi, si innamora di una giovane ragazza newyorkese e quindi sostanzialmente sembrerebbe proprio che in America abbia trovato tutto ciò di cui ha bisogno. Tutto va alla perfezione, tutto gli piace, tutto lo soddisfa, ma purtroppo questo suo sogno, in un certo senso, viene interrotto nel momento in cui in America avviene l'attentato delle Torri Gemelle, quindi l'11 settembre del 2001. Esiste una ricchissima letteratura che gira intorno a questo fenomeno e devo dire che in questo caso Hamid ha fatto veramente uno splendido lavoro perché ci mostra come l'odio derivante da questo triste fenomeno si sia sfocato poi anche con le persone che non c'entravano nulla. In quel contesto bastava non essere americani in maniera visibile, quindi magari avere la carnagione più scura o magari portare la barba un pochino più lunga per essere accusati di essere colpevoli di ciò che era successo. E quindi automaticamente è come se la vita di Changiz si capovolgesse. Tutto sembra sfuggirgli o perlomeno tutto sembra non soddisfarlo più come faceva un tempo. Non vi dirò altro perché comunque si tratta di un romanzo piuttosto breve che dovrete scoprire poi man mano, però vi posso assicurare che è veramente una lettura stimolante. Io l'ho pressoché divorato, mi è piaciuto tantissimo perché la scrittura è molto accattivante. La scrittura di Exit West è più particolare, nel senso che ci sono, forse perché c'è comunque un tratto tra virgolette fantastico, è un pochino più artificiosa come scrittura, mentre in questo caso abbiamo a che fare con una scrittura molto più concreta, ma non per questo meno bella, anzi, devo dire che io ho apprezzato maggiormente questa perché comunque è molto lineare, ma anche molto incalzante, quindi fa scivolare veramente moltissimo le pagine. Devo dire poi che ho apprezzato moltissimo anche il film, perché dopo aver chiuso il libro ho visto anche il film che, a differenza del libro, la prima volta che vedevo l'ho apprezzato moltissimo come il libro. Sono abbastanza diversi, nel senso che chiaramente le basi sono quelle, c'è proprio una chiara ispirazione nei confronti del romanzo. Ci sono dei punti che vengono cambiati, però lo si fa chiaramente per alleggerire la narrazione, perché poi nel concreto all'interno del romanzo abbiamo a che fare con un monologo del protagonista e quindi automaticamente ci sono dei piccoli escamotage che rendono la storia più avvincente sullo schermo, non poteva essere trasportato all'interno del cinema così com'è, ecco, quindi ci sono degli adattamenti che però secondo me erano necessari, quindi sicuramente io vi consiglio tantissimo anche il film. Ma tornando al libro, mi è piaciuto moltissimo sia per come è scritto, come vi accennavo prima, mi è piaciuto soprattutto perché ritroviamo proprio una di quelle che le caratteristiche prime di Hamid. Hamid ci tiene ad inserire all'interno dei suoi romanzi dell'attualità, dei messaggi forti. In particolare, qui chiaramente per quanto sia comunque una storia in parte datata, ecco,
È comunque un romanzo estremamente attuale, perché poi si parla un pochino di questa islamofobia dirompente, ma se volessimo intenderla in senso più ampio, anche di una xenofobia dirompente, e quindi automaticamente, per quanto fosse più adatto magari a quel tipo di contesto, possiamo tranquillamente considerarlo un romanzo molto significativo anche oggi. È estremamente attuale, come del resto lo era stato Exit West, e quindi questo è sicuramente un grande pregio di questo romanzo, in particolar modo perché secondo me Hamid ha la capacità di rendere l'attualità fruibile. È una cosa che vi ho già detto tante volte. Purtroppo, quando si parla di grandi fenomeni che colpiscono comunque la vita di tutti i giorni, che siano la migrazione, come era stato per Exit West, che sia il terrorismo o comunque le forme di paura dell'altro che ne derivano, come in questo caso. È chiaro che si tratta di fenomeni che vengono veramente analizzati in tutte le loro dimensioni. Esiste tantissima letteratura, esistono tantissimi saggi, però in generale il lettore medio non va a cercare queste cose specifiche, a meno che non si tratta di qualcosa che effettivamente lo interessa. Inserendo queste questioni all'interno di un romanzo, secondo me Hamid permette a queste lezioni, a questi messaggi, comunque a questa attualità di circolare e soprattutto lo fa senza una falsa morale dietro, cioè Hamid non ci racconta queste cose per farci capire che magari insultare qualcuno soltanto perché viene da un paese diverso è sbagliato, ma lo fa semplicemente per farci capire come funziona, cioè nel senso sta succedendo questo, io vi mostro come è successo, lo faccio all'interno di un romanzo, quindi non rendo la questione più pesante di quanto già non sia, e quindi automaticamente il mio obiettivo è proprio colpire il lettore, che sia in positivo, che sia in negativo, non importa, ma comunque riesco a colpirlo e soprattutto riesco a fargli capire che cosa sta succedendo intorno a lui. Penso che in questo senso sia uno scrittore che riesce veramente a fare centro e quindi automaticamente non posso che consigliarvi questo romanzo perché appunto il messaggio che contiene è importante e poi oltre a questo banalmente si tratta di un bel romanzo, quindi automaticamente non ci sono effettivamente motivi per non leggerlo, consigliatissimo. Il secondo libro letto questo mese l'ho letto per la BookTube Italia Legge Indipendente, quindi non starò qui a dilungarmi troppo perché trovate la recensione più approfondita su nelle schede. Si tratta di una raccolta di racconti che si intitola Cielo di sabbia della scrittrice Sudabé Mohafez. Vi lascio l'immagine qui in giro perché appunto questo libro l'ho già letto e ho riportato in biblioteca. Si tratta, come vi dicevo, di una raccolta di racconti che mi è piaciuta molto perché ci sono delle tematiche ricorrenti che mi hanno molto interessato. In particolare va detto che Sudabé Mohafez è una scrittrice iraniana naturalizzata tedesca e questa sua duplice dimensione emerge moltissimo all'interno della raccolta di racconti, soprattutto all'interno del discorso connesso alla diaspora e quindi della frattura con la propria terra d'origine e dell'impatto che si ha vivendo in un altro posto. Ancora poi un'altra tematica ricorrente, secondo me, è anche quella della distanza che si può creare a livello sociale tra le fasce più agiate e quelle più povere. Ed infine, poi, secondo me, emerge abbastanza anche proprio l'Iran, un paese che gli scrittori sentono moltissimo, ho letto più di qualcosa di autori iraniani che sentono questo legame con la madrepatria e quindi automaticamente un paese affascinante di cui fa sempre piacere leggere. Va detto che all'interno di questa raccolta di racconti non è il tema principale, però appunto ci sono degli spunti interessanti. È una raccolta che ho apprezzato abbastanza e che quindi in generale vi consiglio, anche se ci sono stati dei racconti che un pochino mi hanno fatto storcere il naso, ma il primo è veramente molto molto bello. Ma come vi dicevo all'inizio, adesso non vi dico altro perché mi hanno già parlato abbondantemente. Quindi, se siete curiosi, andate a vedere la recensione. Il terzo libro letto questo mese ve l'ho già mostrato nel precedente book haul e si tratta di un romanzo di un autore emergente, ovvero Dominio di Andrea Baricelli. Abbiamo a che fare con un romanzo distopico ed in particolare ci troviamo in un'Europa post-apocalittica, ma in senso più ampio, insomma, in un pianeta, ecco, che è stato sconvolto da una guerra nucleare in cui l'aria è irrespirabile, non si possono più coltivare le piante e gli uomini sopravvivono a stento. In particolare, l'umanità che è riuscita a sopravvivere a questo disastro nucleare è spaccata in due, perché da una parte abbiamo il Dominio, che è una sorta di organizzazione di natura transnazionale, che viene considerata un pochino la prima colpevole di questo disastro nucleare, perché appunto si racconta che siamo stati loro a buttare le prime bombe, e dall'altra parte invece abbiamo la Resistenza, che appunto si oppone al Dominio proprio perché lo considera la causa di tutti i problemi che la Terra sta vivendo. In particolare noi viviamo la storia attraverso gli occhi di Kyle, che è un giovane capitano che appartiene appunto alla Resistenza e che per via di tutta una serie di vicissitudini personali che non vi sto qui a raccontare,
Scegli di appartenire appunto all'esercito della resistenza già da molto giovane proprio perché desidera vendicarsi del dominio. Intorno a questo background che potremmo definire di natura storica, ecco, insomma, intorno a questo sfondo ruota poi un'importante leggenda. Si tratta di una leggenda connessa a Gaia, che in un certo senso è un vero e è l'anima della Terra, ecco, è l'anima del pianeta Terra. Ed è fondamentale Gaia per gli uomini, perché permette di influenzare le vicissitudini della Terra stessa, ed in particolare, ad esempio, Andrea ci racconta che Hitler riuscì a ottenere il potere proprio perché riusciva a controllare Gaia, o ancora ci racconta che durante le crociate si andava ad inseguire il grande Graal, il Santo Graal, scusatemi, proprio perché si cercava Gaia. Quindi, in un certo senso, questo spirito della Terra ha appartenuto a tutti i momenti più importanti della Terra stessa. E automaticamente, quindi, quando la Terra è in ginocchio, cercare Gaia sembra essere l'unica speranza per la resistenza, ma anche l'unica possibilità per il dominio, eventualmente per ampliare ancora di più il proprio potere. Non vi dirò altro sulla trama perché vi ho detto già abbastanza, adesso voglio più che altro spiegarvi perché effettivamente questo romanzo mi è piaciuto molto. Innanzitutto, una nota di merito, secondo me, va alla scrittura. Ho già avuto a che fare con romanzi di autori emergenti e spesso e volentieri mi sono trovata ad avere a che fare con persone che volevano strafare senza riuscirci. Invece, Andrea si mantiene una scrittura molto semplice e lineare che funziona, che è fatta bene, ecco, e che rende la struttura del libro molto piacevole e molto scorrevole. L'ho letto veramente con piacere e quindi automaticamente complimenti Andrea perché appunto non hai voluto strafare e sei riuscito a scrivere comunque un buon romanzo. Per essere bello un romanzo non deve essere per forza zigogolato, deve filare, deve attirare il lettore e in questo senso quindi secondo me ci riesce. Il secondo motivo per cui ho apprezzato questo romanzo è l'ambientazione, perché, come vi dicevo prima, ci troviamo in particolare in Europa, ma soprattutto una fetta bella significativa della storia ambientata in Italia. Andrea, chiaramente da ragazzo romano qual è, ha inserito moltissimo la sua città all'interno di questa narrazione, ed è una cosa che mi è piaciuta molto perché è sempre bello quando poi all'interno dei romanzi ritrovi qualcosa che un pochino ti appartiene, quindi ritrovi il tuo paese, ritrovi la tua cultura, una cosa che comunque fa piacere, aiuta anche di immedesimarsi maggiormente. Devo dire che è una cosa che ho molto apprezzato perché non ho letto romanzi distopici ambientali in Italia. È stata una novità e si sa che le novità vanno sempre bene. Infine, poi l'ultimo pregio che ho riscontrato all'interno di questo romanzo, che è poi il motivo per cui ho capito che effettivamente si tratta di un romanzo che ho apprezzato, è il fatto che comunque abbiamo a che fare con un finale aperto che mi ha incuriosito moltissimo. Voglio effettivamente sapere che cosa succederà, voglio effettivamente poter leggere il romanzo che verrà dopo, e quindi automaticamente quando si chiude un libro se ne sente la mancanza e quando si ha voglia di andare avanti è chiaro che lo scrittore ha fatto un buon lavoro. E quindi automaticamente io non posso far altro che consigliarvelo, soprattutto se siete amanti del genere distopico, perché secondo me è un buon romanzo. Piacevole, si fa leggere, non è pesantissimo, è ben scritto, quindi automaticamente sicuramente ve lo consiglio. Bravo Andrea. Ultima lettura affrontata questo mese è in realtà una graphic novel e anche questa ve l'ho già mostrata nello scorso book haul. E sto parlando di La mia cosa preferita sono i mostri. Si tratta, come potete ben vedere dai disegni che adesso vi mostro, di una graphic novel unica nel suo genere che si presenta proprio come una sorta di quaderno su cui vengono presi degli appunti e su cui si disegna così liberamente senza seguire una vena logica. Ed in effetti la mia cosa preferita sono i mostri è il diario di una ragazzina che si chiama Karen e che vive nella Chicago degli anni 60, che sostanzialmente è ossessionata dai mostri. Le piacciono i film dell'orrore, compra riviste in cui si parla di leggende, di creature strane e di mostri e soprattutto sogna di diventare un mostro. Automaticamente, quindi, all'interno di questo suo diario o comunque quaderno, si diverte a raccontare la sua vita proprio connettendo in un certo senso a questa sua passione e quindi racconta, vede se stessa come dicevo prima come un mostro, racconta dei mostri che sono nella sua testa ma anche un pochino dei mostri che la circondano nel momento in cui ha a che fare con persone che le creano delle difficoltà. E quindi sicuramente in questo senso abbiamo a che fare con un'opera estremamente originale perché il fatto che appartenga a una ragazzina la rende anche un pochino stravagante. Abbiamo a che fare con un quaderno di appunti, un diario con delle scritte random che bisogna cercare.
con delle pagine soltanto disegnate, con delle pagine soltanto scritte, comunque un'esperienza di lettura che è capace di sorprendere pagina dopo pagina. Ma in realtà, indipendentemente dalla dimensione artistica, che comunque è molto rilevante, la mia cosa preferita sono le mostre, è molto bella anche dal punto di vista del contenuto, perché Karen, oltre a raccontare la sua vita, ci mostra uno spettro di personaggi immenso e soprattutto ogni personaggio è più interessante dell'altro, quindi automaticamente fa piacere fare la loro conoscenza. In particolare mi viene in mente la sua vicina di casa, che è un'ebrea che è sopravvissuta alla Shoah, ma anche suo fratello, che è un donnaiolo e che però, dietro a questo suo frequentare moltissime donne, nasconde un grande tormento interiore, ma in generale tutto lo spettro degli strani personaggi che popolano la Chicago di quegli anni o comunque che vivono nel suo palazzo. Tutti personaggi molto interessanti di cui fa piacere leggere, soprattutto perché poi sono personaggi con delle storie significative a cui ci si affeziona. Ancora poi un'altra nota di merito è il fatto che Chicago, o comunque la storia della città, in un senso più ampio, la storia degli Stati Uniti d'America, è anche un pochino essa protagonista. Come se non bastassero già tutti questi personaggi, emerge un pochino anche questa dimensione storica, potremmo dire. E quindi mi viene in mente ad esempio la questione dell'assassinio di Martin Luther King, che emerge molto all'interno della graphic novel e quindi in senso più ampio mostra la questione razziale all'interno degli Stati Uniti. Altra cosa che mi sento di menzionare e che mi ha fatto veramente adorare questo graphic novel è proprio, rientra un pochino nella dimensione artistica di cui vi accennavo all'inizio, perché spesso e volentieri Karen fa visita al museo di Chicago e ci porta con lei ed è bellissimo vedere come l'autrice della graphic novel abbia rappresentato le opere del museo. Si tratta di una disegnatrice unica, molto stravagante nel suo stile, ma non per questo meno brava. Anzi, secondo me ha veramente una penna eccezionale, perché comunque anche se ci sono dei disegni più infantili, ce ne sono altri che sono veramente, veramente stupendi. Mi sento di consigliare la mia cosa preferita sono i mostri veramente a chiunque, perché a me è piaciuto tantissimo. Vi dico soltanto che non vedo l'ora che esca il prossimo volume perché ho adorato ogni pagina e ne sento tantissimo la mancanza. Questo perché è stata veramente un'esperienza di lettura unico nel suo genere. Un po' per il contenuto, un po' per il modo in cui è scritta, un po' per il modo in cui è disegnata, sostanzialmente è stata capace di sorprendermi ad ogni pagina. Tutte le pagine sono diverse e non c'è niente di scontato, è veramente un graphic novel fuori di testa che però vi farà amare ogni istante. Automaticamente quindi ve la presento con grande gioia e ve la consiglio sia se siete amanti delle graphic novel sia se non lo siete, perché è veramente un'esperienza unica nel suo genere. E soprattutto è uno di quei libri che fa piacere tenere all'interno della propria libreria per poterlo poi sfogliare alla bisogna, perché comunque è veramente un gioiellino anche dal punto di vista artistico. Automaticamente quindi io ve la consiglio veramente tanto e sono sicura che, mai come in questo caso, sono sicura che è un consiglio che saprete apprezzare. Quindi, mi raccomando, correte in fumetteria o in libreria a recuperarla, soprattutto adesso che ci sono ancora gli sconti. Potrebbe anche convenirvi in un certo senso. Detto questo, le mie letture del mese sono finite. Io, come al solito, vi inviterei a lasciarmi giù nei commenti le vostre opinioni circa questi libri che vi ho mostrato. E se vi va, magari raccontatemi quali sono state le vostre letture del mese di febbraio. E a questo punto, che vi ho detto veramente tutto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domenica prossima. Ciao!